Scuola secondaria Santa Paola Elisabetta Cerioli. Siamo in compagnia della professoressa Licia Landi che conclude insieme a noi insegnanti il percorso che abbiamo fatto con Impara Digitale sulla didattica digitale. A lei rivolgiamo la prima domanda: che cosa significa oggi fare una scuola per le competenze e qual è il valore di fare scuola utilizzando gli strumenti digitali? Certo, perché lavorare per competenze vuol dire dotare gli studenti di un sapere autentico, ma vuol dire costruire un sapere che li accompagnerà nel tempo e che costituirà progressivamente le fondamenta per acquisizione di nuovi saperi. La didattica digitale, che si fonda per essere tale proprio sulla didattica per competenze, vuol dire incontrare questo mondo fatto di strumenti informatici, non tanto per utilizzarli in maniera strumentale, sostituendo, per dire, la vecchia penna con un programma di videoscrittura, ma per portare i ragazzi a confrontarsi con un mondo che non solo li accompagnerà per la loro vita, ma che, se rapportato proprio alla loro crescita culturale, diventerà una dimensione di conoscenza e una dimensione di competenze stabile. La professoressa Licia è una insegnante in una scuola superiore. Quali sono le attese del mondo del lavoro nei confronti dei nostri giovani studenti? Certo. Allora, io insegno in un liceo classico e la scuola superiore è stata interessata negli ultimi anni da questo nuovo progetto che è l'alternanza scuola-lavoro. È stato un ingresso non digerito bene da tutti i colleghi, ma che può rappresentare, nell'ottica appunto dello sviluppo delle competenze, sicuramente un passaggio importante, purché non sia disgiunto dalle finalità primarie di una scuola che risiedono proprio nella propria natura. Questa esperienza comunque ci ha in qualche modo obbligato a una ulteriore riflessione rispetto appunto a delle scelte che erano precedenti, ovvero quella della didattica per competenze e della didattica digitale. E alla luce di queste esperienze nuove e di queste riflessioni possiamo essere sempre più convinti di come aiutare gli studenti a imboccare una strada diversa rispetto alla conoscenza nozionistica possa diventare un'attitudine per uno studio continuo anche al di là della scuola, proprio per potersi dotare di un'autonomia, di una responsabilità e soprattutto di un pensiero critico che poi è insostituibile per poter provvedere al proprio aggiornamento continuo anche professionale. Quindi ritengo che se la scuola riesce a garantire una buona istruzione fondata ovviamente sulle conoscenze, richiamare nelle conoscenze le competenze non possa altro che essere un vantaggio per i nostri studenti. Anche perché il panorama che li aspetta non è più un panorama ristretto ai luoghi dove vivono e nemmeno alla nazione dove sono nati, ma è un confronto ormai planetario. Grazie. Grazie a lei.